tutti gli Ancini, io sono Papa Mike e oggi vi portiamo con noi a prendere la piccola Auri a scuola. Mike, ti sbrighi? Guarda che arriviamo in ritardo come al solito e poi Aurora ci sgrida. Sto arrivando, calmati, non serve che ti arrabbi sempre come al solito. Aurora lo sa che oggi faremo un video super speciale. In realtà non abbiamo ancora pensato a cosa fare, però vabbè, magari ci darà lei l'idea. Che ne dite? Ragazzi, io prevedo qualcosa di pazzo, assolutamente pazzo. Perché quando Aurora pensa qualcosa, non è mai niente di normale. Quindi anche questo video sarà qualcosa di wow! Sì, wow, wow, wow! Adesso andiamo a prendere, altrimenti facciamo veramente tardi. Dai, Laura, spostati! Eccoci qua! Guardate chi è venuto fuori da scuola. Scusami, ma tu chi sei? Aurora. Aurora chi? Aurora Battelfin. Ah, ma forse ho sbagliato, bambina. Tu non sei quella che fa i video con noi. Ma vedi, ma ci vedo fuori. Ah, ok. Allora... Lo sai che a scuola ho imparato un gioco di uovo? Davvero? E pensa, Auri, io ti volevo fare proprio la stessa proposta. Oggi facciamo qualsiasi cosa vuoi. Sì, Aurora, quello che vuoi, non prenderlo alla lettera. Bisogna stare nei limiti. Ma che Laura, volete fare tutto quello che vuoi, volete dire sì a tutto. 24 ore. Che cosa? Per 24 ore. Ma Aurora, ma sei impazzita? Ma cosa hai bevuto stamattina? Il vino? Sono tantissime. Forse hai ragione questa volta, Laura. Aurora, 24 ore sono tantissime, tantissime, cioè è una giornata completa. Lo so, ragazzi, però il gioco è così. Allora accettate o no? Oh, io non mi tiro di certo indietro per queste sfide. Certo, Aurora, che accetto. Se proprio devo, va bene. Solo per sfidare Laura e batterla, per fargli vedere chi è il vero capofamiglia che dice sempre sì. Mamma mia, prevedo una bella giornata! E voi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate tantissimi mi piace per non perdere nessun video! Ragazzi, vieni, prendiamo sopra! Sì, Auri, andiamo di sopra! Adesso perché dobbiamo andare sopra, Auri? Guarda dove ci stai facendo andare! Ci dai qualche indizio? Ci regali qualcosina? Leoncini, dovete sapere una super cosa! Papa Mike si è nascosto da Aurora perché non vuole assolutamente fare quella sfida di 24 ore. Ora vado a chiamare la piccola Aurora, così quando vedrà che Papa Mike non c'è più, lo trova e sarà obbligato a fare la sfida. Auri, il papà si è nascosto. Non lo trovo più. Dove è andato? È andato via! Non c'è più? Ma dove l'hai messo? No, io non l'ho messo da nessuna parte. Anch'io. Ma dov'è? Oh oh! Vediamo. Non c'è? Va bene, allora io non faccio la sfida. No, papà, devi fare la sfida. Adesso tu vieni con me. Io aspettavo di scapparla questa sfida, ma mi sa che non ho scappato niente. Ci fai piano, ci mandano fuori da qua. Cosa devo fare? Continua a dirtelo, dimmi. Tu hai fatto la spia, lo so, Laura. Io? No. Mike, ti assicuro che io non l'ho per niente aiutata questa volta. Iniziamo la Laura o papà? Aurora, ti ricordo che tuo papà Mike, sì, parlo proprio di lui, ha imbrogliato, a differenza mia che invece sono una bravissima ragazza. Quindi, secondo me, devi proprio far partire lui a fare la prima sfida. Sì. Hai ragione, Laura. Iniziamo da papà Mike. A me sembra che voi due avete fatto un bel complotto. Comunque va bene. Vai, Aurora, voglio vedere che sfida mi fai fare. Io tanto faccio tutto. Ok, allora fai tutto. Allora, prova a prendere questo. Devi prenderlo e spostarlo di là. Però devi stare attento, se no i signorini poi ti sgridano. Che cosa? Devo spostare il divano.
Va bene, va bene, va bene. Allora, perfetto, ora possiamo scappare. Papà Mike, ci fai arrestare? No, non dovevi farlo. Se qualcuno ci becca, sono cavoli. Mike, aspettaci. Papà, cosa stai facendo là dietro? Vieni fuori, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, Auri. Ah? Ok, bene. Io la mia sfida l'ho fatta. Aurora. Allora. Sono venuti a prendermi. Fai fare qualcosina anche alla Laura adesso. Di molto odioso, direi. Ma perché ho qualcosa di... Ce l'hai con me per caso, papà Mike? Oh, facile. Mi prendo... Sì, faccio la squadra che tu devi prendere i soldi. Che soldi? Io di soldi non ne ho più, Aurora. Non ho più soldi. E allora devi... Se compri la cosa, dopo ti dare... Soldi, tu ce la vai a entrare. Allora, non sto capendo niente. Ho solo capito soldi e comprare. Rispiegami meglio, per favore. Laura, prendi qualcosa, quello che non ti piace, con i tuoi soldi. Ma no, a me, a papà mai. Oh, che bella idea, Lauretta, che ha avuto Aurora. Perfetto. Qualcosa che piace a me con i tuoi soldi. Laura, ho la soluzione. Vieni con me. Ah, questo ti piace, giusto? Sì, è uno stendino gigante. Papà Mike, questo, dobbiamo portare a casa questo. Questo qua ci serve tantissimo. Vieni con me e spendiamo tutti i tuoi soldi adesso per qualcosa che mi piace tantissimo. Oh, guardate cosa c'è qua. Oh, Laura, questo è proprio quello che mi piace. Guarda, c'è anche Pikachu, Raichu, un po' di Pokémon. Io volevo quello lì. Ah, quindi penso che devi prenderne ben due. Uno papà Mike e uno da Aurora. Incomincia a piacermi tantissimo questa sfida. Quindi voi leoncini, mi raccomando, intanto iscrivetevi al canale, lasciate tanti mi piace e attivate pure la campanellina. Ma soprattutto ora mettete tanti mi piace. Io prendo questo. Aurora. Anche se odio questi pop, Mike non mi ha detto quello che vuole. Quindi ne prenderà qualcuno che piace a me. Ti piace? Questo no. Cioè sì, mi piace, quindi non posso prenderlo. Devo cambiare, cambio pop, sì. No, Laura, devi prendere uno che mi piace a me. Sì. Uno che piace a te, Auri. E un altro che non piace a papà Mike. Mi piace questa sfida. Sì, l'unica roba è che devo spendere i miei soldi. Laura, ho sento quello che voglio. Guarda. Dai! Sì. Devi prenderlo. Sonic Aurora! Dai, Pikachu! Guarda che bello! Pure un'altra tartaruga ninja! Ho già Donatello, ma manca solo Raffaello, Leonardo e Michelangelo! Ah, in effetti, Pikachu non è male. Ma appunto per questo, perché ti piace, non lo prendo. Opto per qualcos'altro. Venite con me, guardate cosa sto per prendere. Tokyo, della casa di carta. Qualcuno di voi l'ha mai visto? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Ma dai, sembra fatto apposta. Dai, andiamo via da qua. Mi sta passando la voglia di giocare con voi due. Mi rovinate tutta la collezione. Papà, ora spenderai tu i soldi. Sì, Aurora. La sfida è dire sempre sì e ti dico sì. Però ti prego, stai col budget molto basso. Oh, Auri, ti aiuto io in questo. Vieni qua. Alzati i piedi. Uno, due, tre. Ok. Cosa possiamo scegliere? Quale vuoi? Scegli tutto da sola. Voglio quella lì, Frozen. Vieni che ti aiuto. Vai, ho tutti e due. Una di questo poi. Aurora, come faccio? Come fai a prenderlo così? Wow! Sono bellissimi! Tutti e tre! Papà Mike? Quanti soldini devi spendere? No, queste no, Auri, non ci servono, l'abbiamo appena comprati, dai! Però questi qua sono
sono molto carini, guardate, bicchiere di Frozen, piattino per la pasta di Frozen e piattino per la carnina di Frozen. Che cosa? Tutte quelle cose! Ah sì, papà, quanto gli piace questo video, però invece che io ho paffetti, voglio prendere un po' più di acqua. Laura, prendila! Ha detto Laura, Laura! Prendila su, su, io sono qua tranquillo. Papà, preparati, perché dopo tocca. Sì, va bene, intanto questa volta gustiamoci da Laura. Su, Lauretta, vai a prendere l'acqua per la bambina che ha sete. Devi dire sì a tutto, altrimenti perdi. Aurora, non ho monetina. Dobbiamo per forza bere tra poco. Oppure chiedi a papà Mike, magari lui ce l'ha. No, papà Mike questa sfida non la deve fare, quindi niente, perfetto. Andiamo. Dove dobbiamo andare adesso, Auri? Perfetto, Laura. E adesso è ora di fare qualcosa di brutto. Ho guardato, però non mi piace niente. Voglio andare in un altro negozio. Vieni, vieni, Laura, su questo negozio. Ah, ecco fatto, vai. Dai, forza. Ma via che si spende di nuovo soldi? Vogliono tanto di questo brindillato. Cos'è che è brindillato, Aurora? Ma io vorrei prendere tipo questo azzurro. È così bello. Benché io lo prendo rosso, che devo farmi non le unghie però di Halloween, le unghie di Natale. Io lo prendo rosso. Bene, Leoncini, siamo tornati a casa. Ecco lo smalto che mi ha regalato la Laura. E mettiamo lo smalto a papà Mike. No, non te lo apro. Certo che te lo apro, Auri. Così poi devi colorare tutte le unghiette del papà. Come sei gentile. Yeah, è durissimo questo smalto. Oh, ce l'ho fatta. Laura, dammelo. Certo, Auri, che te lo passo subito. Grazie, papà. Vieni, vieni, ti devo fare le unghie. Oh, questa spero sia l'ultima cosa che dobbiamo fare oggi. Non vedo l'ora di arrivare a farlo io. Quando toccherà a me a fare questo video, ti farò fare tantissime cose brutte. Ah, e aspetta, aspetta, sono prevenuto, so già che mi sporcherà tutto. Dai, Aurora, che manina vuoi fare? Questa o questa? Questa, perfetto, dai. Piano, Auri. Tengo io questo per sicurezza, tengo io questo, Auri, dammelo a me, dammelo, lo tengo io qua così, ok, va bene? Basta, basta, c'è già troppo colore, Auri. Oh no, ma quanto lo stai mettendo, Auri? È bellissimo. Auri, sai cosa mi sembra? Sangue. A te non sembra un po' di sangue? Un po'. Però è sangue con i brillantini, è sangue moderno. È bello. Ti piace, vero? Vediamo bene, perché a me non è che piace tantissimo gli uncini. E a voi piace? Che voto diamo ad Aurora? Bello, vero? Bellissimo. Beh, abbiamo finito, giusto, Auri? Devo fare anche l'altra? Sì, che devi fare anche l'altra. Oh! Dai, sbrigati, fammi anche questa, prima che cambi idea. Ma poi deve fare anche la Laura, vero? No, papà, la Laura già le unghie. Perché anch'io non avevo già le unghie, scusami. Aurora, mi hai un po' sporcato fuori, sai. Scusa? Non lo so se ti scuso. Bene, ragazzi, le sfide di oggi ci sono concluse. Siete stati bravi. Dopo che mi sono fatto male pure le unghie, perché non posso del colore che ho addosso. Non sono nemmeno stato bravo. Io sono stato bravissimo, Aurora. Beh, Mike, sai cosa ti dico?
la più brava a fare questa sfida sono stata esattamente io! Quindi ho vinto! Ma non è vero niente! Ho vinto io! E non si discute! Io! No! Ho vinto io! Ma che dici? Ho vinto io! Basta!